Oh! Oh! Sandro! Che bello! Meno male! Come stai? Bene. Sandro. Era solo 40 minuti che aspettavo. Hai ragione. No. Però Sandro, oggi il tuo idolo è Franz e tutto quello che fa diventa tuo. Arredamento. Dovevi spostare la... Spostare la... Che grande. Eh? Dico, spostare l'arredamento? No, vuole sì, volevamo. Io vorrei. Tu che dici? Vorrei, ma... Che dici, Ale? Ma quanto è grande? Ma perché non sono nato te io? Ma tu sei, io guarda, se tu pari, hai vinto! Tu hai vinci vinto. Sempre con me! Bravo. Che grande che sei! Oh beh, il tuo cuore è veramente grandissimo. Grazie davvero. Prego. Bello! Tu sei bellissimo! Grazie Sandro. Davvero? Sei un tesoro. Allora, questo è per tutti. Un talk show sull'arredamento con tutti questi famosi conduttori televisivi non si era mai visto. Buonasera, abbiamo Maria, Sandro, Sandro, Franz. Sì. Bene, che ci parleranno oggi, che vuoi parlare? Dico che cazzo ti pare. Do la parola al mio collega. Allora. Sì, ecco, bene, insomma, sì, abbiamo qui il plastico che abbiamo fatto dell'arredamento. Cosa c'entra questo? Ecco, è arrivato già un altro ospite. Bene. Ehi, bene, bravo. Poi ci andiamo a fare due spaghetti alla chitarra. Bravo. Ragazzi, sì, mi aprite la casa? Sì, ragazzi, allora, io adesso vi ho fatto parlare. Sì. Mi fate parlare? Mi fate parlare, ragazzi? Sì. No, non esiste, perché questo è bullismo. Ma di chi? No, questo è bullismo nei miei confronti. Ma non è vero! Vittorio, basta. Io non accetto questa violenza, io lascio lo studio. Ecco, ci va bene. E fai bene, capra! Allora, bisogna controllare, sì. Soprattutto... Franz, vuoi avere Sandro dalla tua parte? Tenti di sedurlo, ma senza parole. Addosso, capra! Mi urlo addosso, capra! Buono, Vittorio. Lei la deve smettere. Buono, Vittorio, buono. No, però vabbè, ma scusa, possiamo vedere il collegamento? Possiamo avere in collegamento la madre? Aspetta. Vittorio, che c'è sta sopra la panca? Capra! Bravo. Allora, io vorrei però collegarmi, ragazzi, con la madre di questo qui, che ha un sacco di problemi. Possiamo vedere la madre? Che deficienza. È proprio un deficienza, eh? No, ti prego, dai. 1, 2, 3, stella! Ah, ragazzi, cos'è? No, occhio. No! Attento! No, occhio. Maria, hai un'amica arredatrice. Mentre esci, diventi sempre più mamma che si raccomanda con i figli. Sì, lì ne hai bisogno, te lo dico. Allora, ragazzi, basta però. Scusami. Allora, è bello giocare, però i compiti li avete fatti? Io l'ho finito, saranno 45 anni. No. Ha detto però... che spiegava però stasera. No, lei. Dovete finire i compiti, fatti, ok? Li abbiamo fatti, sì. Ok? Tutti li abbiamo fatti. Avete fatto tutto? Tutto. Sì. Perché? Mi fai vedere la cartella? No, no. Hai messo tutti i libri? Faccio vedere la cartella se vuole, sì. Allora, io ho un'amica redattrice, ok? Sì. E quindi qui adesso la chiamo e vi mette a posto, perché qui può mettere... Ma mette a posto lui o mette a posto la no, casa? No, no, può arredare la casa. Ah. Qui mette del grass porcellanato che con una faccia d'accesso così sta anche bene. Grazie. No? Maria, grazie. Io lo faccio venire, ragazzi. Grazie mille, Maria. Grazie, Maria. C'ho grazie. Un problema, non c'è la maniglia. Sì. Se qualcuno mi apre dall'altra parte...
Aspetta. Mi dai la maniglia. No, no, aspetta, chi è la faccia d'accesso? Dammi la maniglia, dai. Dammi. Allora. Ciao Maria, vuoi la maniglia? Voglio la maniglia, Ale. Sì, vuoi la maniglia? Tieni sì, la maniglia. Metti la. Io la infilo. Girati a mettere. Ragazzi, non si apre. Esco da qui, ciao. Esci da... No, no, è meravigliosa Maria. Ma come mai avete succo di mortadella voi? E... Assaggiamo il succo di mortadella, magari è buono. Ale, Franz e Sandro. Sandro, tu sei il cantante che fa il sound check e Ale e Franz siete i fonici. Ah, finalmente. Metto via il succo. Na na da 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 na. Come ci senti? Sa. Sì, sì. Sai cosa? Sono mediosi gli alti. Ah, sì? Sono mediosi gli alti. Sì. Prova anche. Na, sì. Tieni. Check it out. Sì. Tieni, Sandro. Sì. Sì, sa. Sei vicino al microfono? Cosa faccio? Sei più vicino. L'asta c'è l'anciulata? Sì. Sei troppo vicino. Sa. Guarda, è già uscito il disco. Ma l'hai visto? Il disco delle prove è uscito. Ah, grazie mille. Beh, lo tengo qui perché posso... Scava un po' la voce. Ale, dagli un po' di corpo, perché questo fa schifo. Dagli un po' di corpo. Esci da questo corpo. Ne do un altro. Prova. La cosa bizzarra è che il fonico non ha attaccato un cazzo, per dire. Però va bene, insomma. Aspetta che alzo. Ale, ti alzo un po'. Apri tu con molta, moltissima calma. Ecco perché non si sente, è spento, pirla. Eccolo qua. Basta. Stasera la gente paga, ma noi no. Vado ad aprire, ragazzi. Vai, Ale. Vado un attimo. Vale ad aprire, Sandro. Sì. Sì, guarda, ti freghiamo le sedie. Te la lasciano lì. La ritrovi quando torni, eh? La ritrovi, dico. No, adesso sto andando ad aprire, scusa un attimo. È faticoso un po'. No. Ale, guarda che hanno suonato la porta. Mi dai una mela, per favore? Sì. Magari non morsa, vuoi grazie. Un integratore. Ale, non può. Sto andando! Ma se vuoi vado io se non ti sento. No, vado io! Sto andando io! Adesso vado. Già in piedi, lascialo andare, no? Vado. Sei pazzo, Ale, siediti, fai tutta quella strada, siediti, riposati un attimo. È quello che stavo dicendo anch'io. Cioè... Vorrei mica dare tutto di corso così, va, ma ti amati. Porto qualcosa da bere, aspetta. No, poi che cazzo vado, non c'è la maniglia, cioè scusa un attimo. Non ha capito che c'è da buttarla giù quella porta. Vuoi della salsa di soia per il viaggio? No, grazie. Tutti si portano della salsa di soia quando hanno dei viaggi da fare. Ma questa cos'è? Ma mi cambio perché ho sudato. Beh, certo. Sì, non prender freddo che poi fai... No, magari ma tu sei matto a fare questi sforzi qua. No, porto questa perché magari a metà strada trovo un hotel. Un attimo! Oh, non c'han pazienza per niente. Mamma mia! È santo il cielo! Ho sentito, sono andato l'anno scorso. Aspetta un attimo, no? Non c'è la maniglia, ragazzi, non c'è.